Corrispondenza estere con Gilbert David. Ciao Gilbert. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Oggi parleremo di un anniversario che mi sta molto a cuore, tra l'altro. È l'anniversario dell'inizio dello sciopero della fame di Bobby Sands. In effetti, in Irlanda, chiaramente l'irlandese Bobby Sands. In effetti, lunedì cominciò lui il suo sciopero della fame il lunedì 1 maggio, 40 anni fa. All'epoca, ben 23 prigionieri avevano smesso di mangiare e bere negli cosiddetti S-Block della prigione di Long Cache Maze Prison. Gli S-Block, perché si chiamavano S-Block in inglese? Perché questi riparti di alta sicurezza avevano una sagoma di una H maiuscola. Dopo questo sciopero della fame, 10 dei prigionieri moriranno, tra cui il primo era Bobby Sands, senza che il governo britannico, guidato all'epoca da Margaret Thatcher, accettasse le loro richieste. Avevano prevalentemente 5 richieste, che sono normali, tra cui non lavorare, non portare l'uniforme della prigione e la possibilità di riunirsi. Praticamente il loro obiettivo era di riacquisire o riacquistare lo statuto di prigionieri politici, che i britannici non volevano mai dare agli irlandesi. Questo sciopero seguì il primo sciopero del 1980 nella prigione dell'Armagh, che all'epoca fallì. All'epoca, dunque 40 anni fa, come adesso, l'establishment e l'elite delle 26 contee, e qua bisogna spiegare che l'Irlanda è composta di 32 contee, 26 contee compongono la Repubblica del Sud e 6 sono rimaste con il Nord che è rimasto britannico. Allora, l'elite all'epoca, dunque, si schierano contro lo sciopero della fame e contro Bobby Sands. L'Irish Times, che all'origine il giornale dei protestanti sotto il dominio inglese, ma che adesso nella Repubblica Irlandese è visto come un giornale di riferimento, un po' come il Corriere della Sera della Repubblica qua in Italia, titolò l'articolo della sua prima pagina S-Block Fast Generates Twitter Pressure. Il sciopero della fame degli S-Block genera poca pressione sul governo inglese, chiaramente. Certo. E tra l'altro il lunedì seguente, sempre l'Irish Times, in prima pagina pubblicò il commento del cardinale di Delhi, il dottor Edward Bailey, che dichiarava che questo sciopero della fame non era nelle condizioni attuali moralmente giustificabile. Il caso però all'epoca ha voluto che il deputato Frank McGuire di Fermanagh and South Tyrone nel nord morì di crisi cardiaca. Il movimento repubblicano allora decise di candidare Bobby Sands, con tutti i pericoli che potevano succedere, perché se chiaramente non vinceva, gli inglesi avrebbero detto che il movimento repubblicano non era seguito, non aveva supporto popolare. Dunque, queste elezioni parziali sono state organizzate per il 9 aprile 1981. Il Partito Nazionalista dell'SDLP e altri movimenti, sia repubblicani che nazionalisti, e qua faccio una parentesi: in Irlanda tutti i partiti che sono considerati nazionalisti non sono repubblicani, in realtà è l'inverso. Il movimento repubblicano noi lo considereremo in italiano come i nazionalisti, mentre i nazionalisti, i cosiddetti nazionalisti in Irlanda, non combattono il governo, l'occupazione inglese. Non so se sono chiaro. Dunque, il movimento nazionalista e repubblicano e gli altri gruppi repubblicani si distinguono tutti per Bobby Sands. Quindi E chiaramente scusami per precisare per chi ci ascolta, quindi essere nazionalisti non vuol dire implicitamente essere anche repubblicani, questo è il punto. esatto, il nazionalista può essere anche antirepubblicano. Esatto, ok, vai. Dunque, chiaramente no, è l'inverso, se vogliamo, dell'Italia, ecco. Dunque, Bobby Sands verrà eletto con 30.493 voti, che è un margine di un suo favore di 2,4%. E diventò il più giovane deputato mai eletto al Parlamento di Westminster, anche se chiaramente non andrà mai a sedere lì.
Dunque, durante questo sciopero, emarginato le elite del nord e del sud, delle marine umane sia in Irlanda che nel mondo intero, scesero nelle piazze in solidarietà dei prigionieri irlandesi. Da notare, oggi, una cosa che pochi sanno, che a Teheran c'è una via che porta il nome di Bobby Sand, a Teheran della Repubblica Islamica iraniana, chiaramente. Bobby Sand, come abbiamo detto, muore il 5 maggio del 1981 all'età di 27 anni. Le TV del mondo intero smisero i loro programmi regolari per annunciare in diretta la morte del giovane irlandese. 100.000 persone in Irlanda, che per una popolazione che all'epoca non era neanche di 4 milioni in tutta l'Irlanda, 100.000 persone parteciparono ai funerali di Sand che si svolsero a Belfast. Qual è la finalità di questo sciopero? Qual è stato il vantaggio per il movimento repubblicano in questo sciopero? Anche se i prigionieri non avranno mai i loro diritti riconosciuti dal governo britannico, questo sciopero portò nuove reclute e diede una nuova vita alla campagna militare dell'IRA. L'IRA, per chi non lo sapesse, vuol dire Irish Republican Army, che è l'esercito repubblicano irlandese. Ma anche portò alla decisione fatidica del 1981 che il movimento repubblicano, rappresentato da Sinn Féin, avrebbe partecipato alle elezioni sia nel nord che nel sud, cioè della Repubblica Irlandese delle 26 contee e nel nord britannico delle 6 contee. Preciso che Sinn Féin vuol dire in irlandese o in gaelico noi altri, è il più vecchio partito d'Irlanda ed è stato fondato nel 1905. Ed è l'unico partito che è presente sia nel nord britannico che nel sud, diciamo, indipendente della Repubblica Irlandese. Ed è l'unico partito in Irlanda che pubblica un giornale o una rivista di partito, che è un settimanale distribuito a 15.000 copie, che si chiama An Poblac, la Repubblica. Sì. Ah, ricordiamo una cosa, accanto alla lira, provisional lira poi, perché verrebbe anche fatta questa distinzione, i provisional nascono dopo i fatti del Bloody Sunday, come contrapposizione anche alla vecchia ala official che era marxista. Volevo dire solo dire questo, all'ala official. Scusa, posso? Sono i provisional dell'IRA, che sarebbe il CFND adesso, che questa decisione di partecipare alle elezioni al nord e al sud creò molti scontenti e dissensioni all'interno del movimento repubblicano, perché partecipare alle elezioni per loro voleva dire riconoscere il governo illegale del nord, che è di occupazione inglese, ma anche il governo illegale del sud, che è il governo che è scaturito o che ha partorito la guerra civile, quando i repubblicani rifiutarono gli accordi di pace di allora o la partizione dell'Irlanda. Dunque c'è stata questa prima grande scissione che creò il Sinn Féin mantenuto, che sarebbe chiamato Republican Sinn Féin, noi altri repubblicani, nel 1986, che esiste ancora e anche una libreria nel centro città di Dublino. Dunque questa strategia del Sinn Féin, dei provisional o dei repubblicani che volevano partecipare alle elezioni, questa strategia porterà direttamente agli accordi di pace del 10 aprile del 1998, che sono chiamati il Good Friday Agreement. Per darvi un'idea dei risultati elettorali del Sinn Féin, nel 1982, alle prime elezioni, il Sinn Féin vincerà il 10% dell'Assemblea del Nord. Oggi il partito, in termini di percentuale, è il primo partito del Sud, della Repubblica Irlandese, e ha 37 deputati. Nel Nord, nell'Assemblea del Nord, ne ha ben 26 su 90, e a Westminster ne ha 7, ma quelli di Westminster non sono mai andati a sedersi al Parlamento britannico perché bisogna giurare giurare fedeltà alla corona, giurare fedeltà alla corona. Sì, fedeltà alla corona e alla regina, e dunque a questo punto non sono ancora arrivati.
partito attualmente, il Sinn Féin, che molto probabilmente alle prossime elezioni riuscirà a arrivare in coalizione al governo nel sud, è guidato dalla segretaria nazionale Marie-Lou McDonald, che è di Dublino. Tra l'altro, questo è bene sottolinearlo, perché le nuove leve del Sinn Féin sono sostanzialmente del sud, sono giovani che non hanno mai visto quello che né la guerra civile, né la guerra, né i Troubles, o nelle azioni militari dell'IRA degli anni Ottanta. Concludo però, il posizionamento del Sinn Féin è molto, diciamo così, per fare un parallelo con l'Italia, è molto a sinistra, è molto politicamente corretto, è molto di cultura woke, tanto per dirla in breve. Allora, per concludere, perché bisogna riconoscere che nell'ottobre del 1981, alla fine dello sciopero della fame, come ho detto, 10 uomini morirono. E a me piacerebbe, prima di concludere, di ricordare i nomi di questi martiri. Dunque, dopo Bobby Sand, morì Francis Hughes, Leonard McLeish, Patsy O'Hara, Joe McDonald, Martin Hudson, Terry Lynch, Kieran Doherty, Thomas McWilly e Michael Devine. Dunque, bene ricordarselo, e malgrado tutto, malgrado questi morti, il governo britannico non ha mai riconosciuto che parzialmente le loro richieste e non le ha levati a prigionieri politici, cosa che chiaramente erano. Allora, due cose, prima cercavo di intervenire ma non ci sono riuscito. Allora, io mi riferivo ai primi anni 70, la scissione dei provisional avviene dopo i fatti di Derry, perché accusano di immobilismo i vertici dell'official IRA, che fino allora era l'ala egemone appunto dell'armata di liberazione irlandese. E dopo i fatti di Derry, che vennero appunto i paracadutisti inglesi uccidere svariate persone durante una manifestazione per i diritti civili che era capitanata da Bernadette Devlin, succede, come dire, un'accelerazione, le giovani generazioni rifiutano questa leadership, il che porterà pure a dei non ti preoccupare, parlo io. Che porterà ovviamente anche a dei conflitti interni piuttosto pesanti. L'altra cosa da far notare è che tra i nomi che hai citato ci sono militanti dell'INLA, che è un'altra l'organizzazione. Mamma mia, benedetta. Tra appunto le persone decedute durante lo sciopero della fame che chiedevano, ricordiamo ancora una volta, lo status di detenuti politici. C'erano anche i membri dell'INLA, che lo ricordiamo, era un'altra organizzazione che praticava l'opposizione armata alle truppe inglesi e che era più marcatamente marxista, no? L'INLA. Allora i provisional in realtà sì, sono politicamente corretti, ma in realtà al loro interno hanno avuto varie tendenze che non erano necessariamente marxiste. C'è sicuramente una forma di pensiero socialista, no? che sta all'interno dello Sinn Féin, che però era molto vicino a posizioni ovviamente anche nazionaliste. Cioè, in Irlanda queste denominazioni vanno prese con la giusta distanza, non sono le posizioni tipiche che si hanno in Europa. Tra l'altro c'è anche da dire che in campo lealista spesso viene accomunato per esempio il lealismo a forme di fascismo, ma questo è tipicamente un errore di prospettiva tipica della cultura anglosassone, no? Voglio dire, ci sono state anche poi tra l'altro in Irlanda delle posizioni anche eterodosse rispetto a unioni fra lealisti e fra nordirlandesi di protestanti e cattolici, che rifiutavano appunto il settarismo religioso, perché questa è un'altra componente importante da tenere presente. E se questo, se permetti per intervenire, i gruppi armati irlandesi si calcano un po', prendono esempio un po' dell'OLP, nel senso che c'erano dei gruppi armati di tutte le fazioni di svariate ideologie, certo. Ma alla fine a livello militare per molto nel Fatah dell'OLP, che era il gruppo principale palestinese, come nell'IRA dei professional,
l'ideologia repubblicana del Bologna. L'ideologia non c'entra molto, perché molti entravano nell'esercito irlandese per combattere senza prendere posizione né di destra né di sinistra né marxisti o repubblicani. E tra l'altro ci sono anche delle tradizioni di famiglia, dove ci sono delle famiglie intere, delle intere generazioni che hanno combattuto il governo inglese senza prendere posizione a livello politico. E penso che c'è un divario tra l'ala armata, come tra l'altro c'è in Palestina, tra l'ala armata e l'ala politica. L'ala politica in Irlanda è di sinistra, mentre l'ala armata non lo è necessariamente. Dobbiamo prendere l'esempio del Hamas palestinese. L'ala politica è finanziata dal Qatar, mentre l'ala militare è ancora degli accordi con l'Iran sciita. Certo. Ma infatti questo è un argomento sul quale bisogna tornare sopra in maniera più approfondita. Peraltro anche lo Sinn Féin adesso ha dei seri problemi nelle sue roccaforti contenere anche le formazioni scissioniste come la RIA, la IRA o la Continuity IRA. E quindi anche questo... Ma non è il momento adesso di farlo perché stiamo sforando con i tempi. Quindi ci salutiamo e ritorneremo su questo soggetto un po' più in profondità. Assolutamente. In dettaglio. Nel frattempo ti saluto. Ciao. Saluto a tutti, buonasera, ciao.